Acilea fa i conti con se stessa, con tutti gli errori del passato, il buono, il malafede, ormai non ha nessuna importanza, con tutte le inadeguatezze del passato, oggi si fa un bilancio di verità e senza voler andare a fare recriminazioni, perché chi assume il governo della città non può fare le recriminazioni e accusare il passato, perché purtroppo può servire soltanto ad acquisire un titolo sui giornali, ma non serve a risolvere i problemi. Chi ha la responsabilità dell'amministrazione ha il dovere, uno, di non continuare a mettere la polvere sotto il tappeto e a nascondere le magagne; due, fare un'azione di verità e di trasparenza come questa; tre, amministrare per il risanamento e sapendo che solo in questo modo potrà poi portare a compimento gli obiettivi programmatici. Roberto Barbagallo, la sua giunta e questo consiglio comunale in questo anno e mezzo non hanno potuto spendere un euro, non in più, non hanno potuto spendere un euro per questa città, sacrificando anche servizi essenziali, perché questo euro non c'è, perché questo era un bilancio malato, questo era un bilancio in deficit, questo era un bilancio che era in una situazione di crisi incredibile. E basta dire che col bilancio armonizzato abbiamo fatto emergere 17 milioni di crediti inesigibili. Questo è il buco di bilancio del comune di Acireale, 17 milioni di euro che erano messi in bilancio come residui attivi e che invece non erano esigibili, li abbiamo tolti. E ci siamo trovati con un buco di 17 milioni, cioè 17 milioni di entrate che non arriveranno mai. Come li copriamo questi 17 milioni? La legge ci permette di rateizzarli con 600 mila euro circa l'anno nei prossimi 30 anni. Quindi per 30 anni noi dovremo mettere una partita in bilancio di uscita, che poi non sarà reale, di 600 mila euro a fronte di 17 milioni di soldi che non incasseremo mai.